Light TV, bentornati a Screams, Voices from the Underground, la rubrica che generalmente si occupa di video recensire le produzioni rock metal underground cui siamo più affezionati. La puntata di oggi però è una puntata speciale, la dedichiamo interamente a un festival tra i migliori del sud Italia e anche tra i più longevi, l'Agglutination Fest. Un festival che ha saputo raccogliere i metallari del sud Italia e non solo, un festival che ha dato a tutti noi una speranza per il metal dalle nostre parti. Nella puntata speciale di oggi abbiamo fatto un viaggio a Chiaromonte prima che il festival abbia inizio. Ve lo ricordo, il festival è programmato per il 21 agosto. E insieme agli amici di Metal Symposium abbiamo intervistato Gerardo Caparo, lo storico organizzatore del fest. A quei tempi diciamo che non esisteva internet, non c'era la possibilità di ascoltare anche musica dal vivo, soprattutto al sud era rarissimo trovare delle manifestazioni, quindi proprio da questo nacque l'idea di fare qua quella che fu la prima edizione. Era soprattutto diciamo una rappresentazione di gruppi della Basilicata, di giovani gruppi. Da allora il festival è cresciuto man mano, invitando anche ospiti stranieri, e quindi si è arrivato al livello di oggi. Però tutto nacque dalla voglia di vedere nelle nostre zone, diciamo, un concerto metal. Sicuramente eravamo in piazza, la gente non conosceva ancora l'heavy metal. Ricordo che addirittura dei vecchietti venivano in piazza con la sedia per sedersi, che dovevano assistere al concerto. E poi quando iniziarono ad ascoltare questo tipo di musica qualcuno cominciò ad andare via. Però fu una prima esperienza molto bella anche per il paese, ebbe successo. La scelta dei gruppi dipende molto anche dai miei gusti musicali. Come hai detto tu, cerco anche di variegare, dando un'offerta diciamo a più persone che ascoltano questo tipo di musica, però sicuramente parte molto dai gusti miei personali. Tengo in considerazione anche quelle che sono le proposte che poi ci possono essere per quei periodi, perché un fatto importante, purtroppo in agosto ci sono molti festival in Europa, quindi non è facile avere il gruppo che tu vorresti al tuo festival. Poi sicuramente incide anche il fatto che se vuoi un artista o un gruppo devi partire molto molto tempo prima, cioè diciamo addirittura l'anno prima, per bloccare per la data che tu dovresti già prefissare per la manifestazione. Qualcosa che è stato anche un grande desiderio, inarrivabile anche per i costi, tenendo in considerazione il bacino d'utenza che purtroppo abbiamo al sud, non puoi fare il passo che poi ti porta all'annientamento del festival. Io sicuramente volevo i Motorhead. Siamo andati anche vicino a questa situazione, però purtroppo resta un sogno. Sicuramente anche oggi guardare al futuro gli Amon Amarth, anche un gruppo che potrebbe attirare e piacere assai.
Bene, cari amici di Screams, come avete sentito dalle parole di Gerardo, il festival che vi aspetta è davvero qualcosa di unico. Noi ci siamo stati in diverse delle passate edizioni, restando sempre contenti. La location fantastica di quest'anno vi permetterà, tra l'altro, di godere la musica e di poter incontrare i vostri artisti preferiti. A noi è capitato spesso nelle edizioni passate. Ma vi ricordo quali sono gli artisti che saranno questo 21 agosto 2016 sul palco della Glutination, che vi ricordo è alla sua 22esima edizione. Avremo Therion, avremo Exodus, Toke, Flash God Apocalypse, Nanowar of Steel, Dufall della Muerte e Real Chaos. Una scaletta che accontenterà tutti voi e che vi lascerà davvero con la bocca aperta. Intanto io vi saluto, ma vi lascio alle ultime parole di Gerardo e ci vedremo chiaramente tutti quanti il 21 agosto a Chiaromonte. Alla prossima! Vi ringrazio voi di Metal Symposium e tutti i ragazzi che supportano questa manifestazione, perché è importantissimo. Solo così si può crescere e certamente realizzare eventi come questi. Io vi invito quindi il 21 agosto a Chiaromonte, sarà una bellissima festa, un bellissimo festival nel nome dell'heavy metal, per cui ci sono tutti i presupposti, ci saranno tanti stand anche di CD, magliette e tanto altro. Grazie a voi anche. Allora io ritengo sulla Glutination una buona cosa, e sono dei gruppi meravigliosi, e su questo io ritengo che sia sempre molto più una cosa eccessiva, molto più grande. Sono dei gruppi che fanno della musica molto eccezionale, e vorrei essere questo. Io ringrazio anche il nostro collaboratore, il nostro principale Gerardo Cafaro, che è molto interessato sulla ventiduesima manifestazione della Glutination di Chiaromonte. Con questo ringrazio a voi tutti. Grande, grazie Rosario. Grazie. Ci vediamo il 21 agosto. Senz'altro, grazie, ciao.